riuniti in questa assemblea perché svolgere la seconda lezione del ciclo di lezioni di filosofia. Oggi ci sarà la professoressa Panzera che terrà questo seminario. Noi la ringraziamo per aver accettato, siamo veramente orgogliosi e grati di avere la professoressa presso di noi. La ringraziamo anche a nome del rettore e vi auguro buon lavoro. Allora, ragazzi, come vi ha ricordato la professoressa Angelosante, questo è il secondo incontro di un ciclo che si intitola Pensare il Novecento, che come Dipartimento delle Discipline Storico-Filosofiche abbiamo per il secondo anno varato con i colleghi in vista dei vostri esami di maturità. Vorrei ricordare a tutti, forse l'ho già detto anche la volta scorsa, ma ve lo rammento di nuovo, che non si può più non fare almeno dei medaglioni sul Novecento. Perché? Perché proprio addirittura le tracce di italiano dello scorso anno contenevano tutti gli autori di cui ci eravamo occupati nel ciclo degli incontri di filosofia, sia nella forma dell'articolo del giornale Saggio Breve di tipo storico-politico, ma anche socio-economico, perfino artistico-letterario. Quindi è evidente che affrontare certe tematiche è funzionale a una migliore riuscita dei vostri esami di maturità. Anche questa volta io ho inviato ai colleghi l'abstract del contributo della professoressa Panzera con la precisa intenzione di far affrontare preventivamente ai ragazzi certe questioni in modo che potessero porre sensate domande e su un tema in particolare, quello di oggi, che non può non riguardarci molto da vicino. Il problema della comunicazione è certamente il problema centrale nella nostra epoca e occuparci di una delle più importanti scuole filosofiche del Novecento, come la scuola di Francoforte, di due personalità di grande spessore, una delle quali è vivente, è forse il più grande filosofo ancora vivente, che è Jürgen Habermas, è un privilegio. E abbiamo il privilegio appunto di avere la professoressa Panzera, che di queste tematiche si occupa da molto tempo, ha pubblicato molte cose su queste questioni e avete infatti nel fascicolo che certamente i colleghi vi hanno dato a tutti una piccola parte di un capitolo, un paragrafo del libro Tecnica della professoressa che è uscito l'anno scorso, che proprio di una di queste questioni si occupa. Se non avete avuto tempo e modo di affrontarlo prima di questo incontro, sarà utile affrontarlo subito dopo, per la semplice ragione che poi ne discuteremo, sembra proprio che anche dagli eventi drammatici, dolorosissimi di questi giorni, il tema di una comunicazione distorta, manipolata nella società contemporanea sia il tema centrale della nostra esistenza attuale. E quindi credo che anche noi, insomma, colleghi di filosofia, dovremmo non spaventarci, no, di fare anche dei salti sul cosiddetto programma, che peraltro non è così rigidamente prescrittivo come qualcuno sembra pensare e non è necessariamente l'andamento del manuale. Quindi vi invito a prestare attenzione perché, ripeto, la questione che affrontiamo oggi è terribilmente di attualità. Adesso do la parola alla professoressa Panzera. Comunque, come prima cosa ringrazio il rettore per i saluti, la professoressa Buccioli per avermi invitato. È la seconda lezione che faccio qui, quindi forse non so se qualcuno di voi c'era già l'anno passato che abbiamo trattato. Sì, quarte. Quindi forse allora voi non c'eravate. Comunque, insomma, il tema appunto di oggi parte proprio dalla scuola di Francoforte e la manipolazione della comunicazione. E noi vogliamo riferirci in particolare a Marcuse e ad Habermas.
prima di affrontare direttamente Marcuse, che sarà il primo autore che trattiamo, voglio dire due parole sulla scuola di Francoforte in generale, proprio per contestualizzare questo nostro discorso, anche appunto dal punto di vista degli anni, no? Quindi collocarlo dentro il Novecento. Le origini a scuola di Francoforte risalgono proprio al 22, quando questo Weil cominciò a sovvenzionare un centro di studi per la ricerca sociale. Tenete conto che questo tema, ricerca sociale, era una tematica già nuova, che si poneva un po' per le prime volte. L'inaugurazione ufficiale dell'Institut for Social Forschung, cioè per la ricerca sociale, avviene poi nel 23, sotto la direzione di Albert Gerlach e Karl Grunberg, che erano molto importanti a quel tempo, e intorno a loro gravitò una serie appunto di pensatori destinati a lasciare in qualche modo un segno nella cultura del Novecento. Abbiamo Wittfogel, Grossman, Pollock, Horkheimer, poi naturalmente subito dopo Löwenthal, Adorno, Marcuse, Fromm, Neumann e alla fine Benjamin. Quindi sono stati già un gruppo di pensatori, diciamo, che in quel tempo rappresentavano proprio quello che di solito in Germania si chiama lo Zeitgeist, no? Lo spirito di quel tempo, la novità, e quindi questa nascita in qualche modo dello studio della filosofia sociale, cattedra di filosofia sociale che verrà poi attribuita proprio ad Horkheimer. Ad Horkheimer nel 1931 diventerà direttore dell'istituto, che chiamerà poi Scuola di Francoforte, cioè il nome poi verrà dato proprio dallo stesso Horkheimer. Horkheimer appunto che in qualche modo portò in luce questa nuova concezione della filosofia, di una filosofia sociale, volta proprio ad analizzare questo rapporto dell'individuo con la società e ad analizzare tutti quei problemi in qualche modo, no? Che legano la società con l'economia, lo sviluppo dell'individuo con lo sviluppo della psiche, i cambiamenti culturali del tempo e le ripercussioni che avevano nell'individuo. Teniamo conto poi che quegli anni furono anni determinanti per quello che era lo sviluppo storico-sociale del Novecento, e quindi l'avvento del nazismo in Germania, con la successiva emigrazione di moltissimi rappresentanti proprio della scuola di Francoforte, perché la maggior parte di loro era ebrea. Quindi emigrarono prima a Ginevra, Parigi e poi negli Stati Uniti, particolarmente Marcuse, Fromm, Neumann, Löwenthal. Alcuni rimasero negli Stati Uniti, cioè Horkheimer e Adorno tornarono, gli altri rimasero, ed è molto importante ricordare questa cosa, perché la loro andata intorno agli anni 30, insomma, negli Stati Uniti 30-35, li portò in qualche modo a contatto con un tipo di civiltà e di cultura più avanzata rispetto a quella europea. È come se loro avessero improvvisamente visto che certe idee che sembravano così molto teoriche, cioè la società capitalisticamente avanzata, come la chiamava Marcuse, l'unidimensionalità eccetera, improvvisamente andando negli Stati Uniti era come se si fossero realizzate all'improvviso, perché l'Europa forse era più indietro in certi aspetti. E quindi come dicevo appunto, alcuni rimasero negli Stati Uniti, altri rientrarono, e dopo la guerra riparte appunto questa scuola di Francoforte come istituto proprio per le ricerche sociali, e abbiamo l'ultima generazione di studiosi, appunto Habermas, Appel, Negt, cioè l'ultima generazione poi di studiosi che rappresentano questa scuola. E la cosa che li accomuna tutti, cioè questo appunto, abbiamo detto, studio di filosofia sociale, quest'unione che era nuova tra la filosofia e la società, e poi la teoria critica della società. Una teoria critica della società che vuole dare proprio alla filosofia questa lente, questo sguardo particolare per indagare, diciamo così, dei rapporti individuo-società, quindi individuo appunto ed economia, individuo ed industria, individuo e cultura, cercando appunto di comprendere quali erano quegli elementi di crisi che caratterizzavano il rapporto individuo-società nella civiltà occidentale. Una civiltà che, come vedremo adesso bene in Marcuse che analizzeremo, sembrava in qualche modo fondata sulla repressione istintuale e sull'alienazione, e quindi una società che in qualche modo dava all'individuo una mancanza di libertà, una mancanza di realizzazione anche dal punto di vista psicologico, e c'era quindi da parte loro proprio questo desiderio che partiva un po' dal
dal retroterra, diciamo così, idealistico, dal retroterra hegeliano, di considerare la forza della negazione, del momento negativo della dialettica, come capacità di trasformare la società. Una cosa che io appunto sottolineerò in Marcuse e che comunque secondo me va un po' bene per tutta la teoria critica della società è intendere quel rapporto tra reale e razionale nel senso della sinistra hegeliana. Cioè il reale non è razionale, ma il reale deve divenire razionale. La forza del pensiero negativo sta in questa capacità di trasformazione, in questa capacità di agire sulla realtà, quindi di prendere dall'idealismo proprio questo aspetto, questa immane potenza del negativo, questa possibilità di modificare la realtà. Gli autori che comunque costituiscono il retroterra della teoria critica della società e che sono perfettamente aderenti anche al discorso su Marcuse che faremo sono tre: Hegel, Marx, Freud. Questi tre autori in fondo sono sempre presenti: Hegel col momento della dialettica, Marx con tutta l'importanza invece della storicità, del calare questo individuo nella storia, Freud scusate, c'ho poca voce. Freud con tutto il suo discorso sulla repressione istintuale. E quindi è molto importante appunto per la scuola di Francoforte disporre di questi mezzi, di analisi che vengono appunto da questi grandi maestri del pensiero per analizzare i grandi eventi del Novecento. I grandi eventi del Novecento, appunto, a partire dal nazismo, a partire dall'affermazione del comunismo sovietico, della formazione della cortina di ferro e a partire da quella critica che viene fatta appunto da coloro che andarono negli Stati Uniti sulla società capitalisticamente avanzata e quindi su quello che è il riflesso quindi dell'industria, dello sviluppo quindi dell'industria e dell'automobile sullo sviluppo dell'individuo. Diciamo che appunto queste coordinate generali servivano un po' a introdurre il problema della scuola di Francoforte. Passiamo adesso al primo autore. Il primo autore è Marcuse. Marcuse è un autore che anche per soli un paio d'anni è nato nell'Ottocento, però ha vissuto poi pienamente fino al 79. Diciamo che ha vissuto pienamente la prima parte forse del nostro secolo e non ha potuto forse vedere certi cambiamenti di cui noi poi siamo stati testimoni ed ha avuto una grande popolarità in un certo periodo, cioè appunto negli anni cosiddetti della contestazione, cioè per essere poi forse un po' diciamo così dimenticato o comunque è stato, se vogliamo usare un termine, bruciato forse da questa popolarità eccessiva negli anni della contestazione, mentre è un filosofo che ancora ci può dire molto. Quindi noi vogliamo dire che appunto questa figura non deve essere archiviata, ma deve essere meglio analizzata. Cioè noi adesso abbiamo forse raggiunto un po' di distacco, no? Rispetto a quegli anni e quindi non ci interessiamo più di Marcuse per chiedere un programma rivoluzionario o per pensare appunto alla contestazione del 68, ma per cercare appunto quella trama filosofica, quei fili conduttori che ci aiutano a comprendere invece appunto il secolo appena trascorso, comprendere il Novecento. Io oggi, Marcuse ha scritto molto, ci sono anche molti libri squisitamente filosofici, specialmente i primi due sull'ontologia di Hegel e Ragione e Rivoluzione, ancora sulla dialettica hegeliana. Però oggi voglio in particolare riferirmi a due testi più semplici, più agevoli anche come lettura, se tante volte aveste interesse a leggerli, che sono Eros e civiltà e l'uomo a una dimensione. Eros e civiltà è stato scritto nel 1955 ed è diciamo un testo che Marcuse appunto ha scritto quando è andato, poi era già negli Stati Uniti, cominciava ad insegnare lì e c'era questo rapporto anche molto forte, no? Abbiamo parlato che anche Fromm per esempio faceva parte del gruppo dei francofortesi, quindi questo rapporto anche con la psicanalisi, con quella che era la psicologia sociale eccetera. E quindi in Eros e civiltà lui comincia subito a sottolineare
che Freud è un autore assolutamente pessimista, cioè che c'è nella sua psicoanalisi, dice Marcuse, una tendenza nascosta. Qual è questa tendenza nascosta? È proprio questo pessimismo, questa accusa di fondo alla società occidentale, un'accusa in qualche modo di aver portato l'individuo verso la repressione, verso l'insoddisfazione, verso quello che è un rapporto disarmonico tra istinto di vita e istinto di morte, per cui noi notiamo che appunto l'istinto di morte aumenta la sua forza rispetto a un istinto di vita che viene via via indebolendosi, e tutto questo porta a quello che Freud ha chiamato un disagio della civiltà, un malessere che l'individuo affronta, mentre Marcuse parte appunto in Eros e Civiltà da una visione positiva, da una visione ottimistica, cioè lui dice che sarebbe possibile liberare l'uomo da questo malessere, da questo disagio, no? E che sarebbe possibile quindi una società non basata esclusivamente sulla repressione degli istinti. Quindi questo è il primo libro, diciamo, da in cui la visione sociale di Marcuse è ottimistica, è positiva, e lo fa questo suo discorso proprio tenendo presente i due autori di riferimento e mediandoli uno con l'altro, cioè tenendo presente la lezione di Freud e la lezione di Marx. Adesso vedremo in quale modo. Cioè lui comincerà a dire che appunto l'apparato psichico nasce proprio da questo doppio rapporto, no? Che c'è tra conscio e inconscio, vita e morte, principio del piacere e principio di realtà. E quindi la storia dell'uomo, sia da un punto di vista ontogenetico, cioè la crescita del singolo individuo, sia da un punto di vista filogenetico, cioè lo sviluppo dell'intera umanità dallo stato di barbarie allo stato civile, è caratterizzata da questa repressione degli istinti. Il principio di piacere deve essere sacrificato al principio di realtà, e proprio attraverso questo repressione noi possiamo appunto, rinunciando alla soddisfazione immediata degli impulsi, raggiungere però una civiltà che ci permetta una maggiore sicurezza, una maggiore stabilità, realizzare quella che noi chiamiamo una società civile, quindi stabilire delle norme che regolano la convivenza sociale. Però appunto queste forze, questo principio del piacere, questo eros che noi reprimiamo, non è che scompare, ma in qualche modo continua ad esercitare appunto una pressione dall'inconscio, no? E dà origine appunto a quello che è il malessere, il disagio, il malessere della civiltà occidentale. Marcuse però appunto ci fa vedere come in qualche modo alla base di questo principio, alla base di questa repressione, non ci sia solamente la necessità, lui la chiama la penuria, la ananke in greco, che impone agli uomini appunto la repressione per sopravvivere, per creare appunto una civiltà, eccetera, una cultura, eccetera, ma ci sia anche un altro meccanismo molto sottile dal punto di vista psicologico, il senso di colpa. Proprio perché io vi ho detto che lo studio della repressione, Marcuse segue due binari, il binario dello sviluppo del singolo che passa dal principio di piacere al principio di realtà, il binario invece filogenetico, cioè lo sviluppo dell'umanità intera che passa in qualche modo dalla società in qualche modo detta dell'orda primordiale a una società in cui invece il senso di colpa viene introiettato. Che cosa significa? Cioè c'è un'ipotesi mitologica a cui Freud si richiama, cioè il fatto che ci fosse una società in cui un padre primordiale, un capo in qualche modo, monopolizzava tutto il potere, e a un certo punto però questo capo unico viene ucciso dalla comunità dei fratelli, dei figli. Però questo non porta a una liberazione, a un'anarchia, ma anzi al momento in cui viene ucciso il padre primordiale, gli altri interiorizzano questo senso di colpa, no? interiorizzano questo senso di colpa e continuano quindi a vivere secondo delle norme, cioè il senso di colpa viene interiorizzato, acquista i tratti appunto della norma, della regola, della norma che regola la vita sociale, delle regole. E quindi
questo insanabile conflitto, no? Quello che era l'esito fatale della dialettica della civiltà per Freud, in qualche modo invece per Marcuse, Marcuse vede una via d'uscita, cioè vede una possibilità di liberazione da questa repressione, di riscoperta dell'istinto di vita, di riscoperta eros, no? Dell'eros inteso come bellezza, come gioco, come vitalità, come fantasia. Nel 68 all'università, quelle cose terribili che si faceva, c'era scritto la fantasia al potere, ecco, una riscoperta della fantasia, della vitalità. Ci piaceva, sì, ci piaceva. Eravamo forse convinti. Non so se abbiamo fatto bene delle cose. Non so se abbiamo fatto bene. Beh, se non altro abbiamo avuto un momento, insomma. Però ecco, la fantasia al potere, quindi una riscoperta dell'eros intesa come riscoperta di capacità umane molto vasta, cioè l'eros non vuole dire assolutamente solamente sessualità, ma vuol dire un aspetto molto vasto dell'umano che implica appunto la gioia di vivere, il gioco di cui parlerà Marcuse, la fantasia e via discorrendo, e quindi una possibilità di scoprire questa nuova cultura. Ma come si arriva a ammettere questa possibilità? Come Marcuse supera Freud? Proprio attraverso Marx. Ecco, quindi vedete, ecco, i tre autori ci sono sempre, no? La dialettica negativa di Hegel, Freud, lo studio dell'individuo. Ma perché? Proprio perché Marcuse accusa Freud di aver parlato di un individuo tout court, di un individuo astratto, e di non aver tenuto conto della storicità, del fatto che l'individuo cambia a secondo dei vari periodi storici. E quindi la repressione non è solo un termine statico, assoluto, ma la repressione è legata alle circostanze storiche. Quindi la nostra società, in qualche modo, società del benessere, società in cui si è applicata l'automazione ai processi produttivi, questa fu la novità per Marcuse, no? Andare in America e vedere le fabbriche in cui c'era l'automazione applicata, cioè non c'era più l'individuo che ripeteva sempre dei gesti, ma c'era la macchina. L'automazione applicata ai processi produttivi potrebbe permettere una minore quantità di repressione per garantire appunto la sopravvivenza, eccetera. Per cui lui introduce due nuovi concetti che prende in qualche modo da Marx. Una repressione addizionale, però tenete conto che questo concetto di repressione addizionale in italiano è stato tradotto così, ma lui l'ha scritto in inglese, e in inglese era scritto surplus repression. Quindi questo surplus repression, pensate a cosa si avvicina: plus valore, plus. Quindi questo surplus al plus valore, cioè questa cosa, e quindi questa repressione in più è una repressione storicamente indotta, una repressione non necessaria alla sopravvivenza, indotta da una forma storica del principio di realtà che Marcuse chiama principio di prestazione. Quindi repressione addizionale e principio di prestazione sono le forme storiche della società consumisticamente avanzata, della repressione e del principio di realtà. E quindi Marcuse dice: non è necessario, appunto, per sopravvivere, sottoporsi a questa repressione così forte, cioè proprio perché l'automazione permetterebbe una libertà dell'uomo maggiore rispetto a quello che era il lavoro alienato di marxiana memoria. E quindi c'è un nuovo rapporto, diciamo così, tra il lavoro e il tempo libero, un nuovo rapporto tra l'eros e il thanatos, e quindi questa riscoperta dell'eros e questa riscoperta anche di un carattere non repressivo del lavoro, di una possibilità appunto di trasformare il lavoro in gioco, di occuparsi anche di arte, di creazione artistica. Poi vi dirò, Marcuse è stato sempre molto sensibile alla dimensione estetica, e quindi immaginare un'esistenza umana che sarà più gioco che fatica, uno stato di libertà quindi per l'uomo, e non uno stato di repressione dovuto alla necessità, alle limitazioni della necessità. Questa è molto velocemente la tematica di Eros e Civiltà, quindi una tematica sicuramente ottimista, sicuramente, ecco. Però
In realtà, appunto, Marcuse si rende conto nel giro di pochi anni, Eros e Civiltà è del 55, l'uomo alla dimensione è del 64, quindi meno di 10 anni, si rende conto che tutto ciò non si realizza, cioè vive negli Stati Uniti, vede questo sviluppo appunto della società capitalisticamente avanzata, come lui la chiama, questo sviluppo della tecnica e dell'applicazione dell'automazione ai processi produttivi, del fatto che l'uomo stesse sempre più sottomettendo la natura e l'ambiente ai suoi desideri, modificando sempre di più questo ambiente, scoprendo quello che allora era la cosa che l'uomo voleva scoprire con la tecnica, cioè allora era il segreto dell'energia, quindi avviandosi verso questo uso di un'energia atomica per scopi produttivi, un'energia quindi che in qualche modo fosse sempre disponibile, pronta, pulita, eccetera, però tutto questo non ha portato a questa liberazione dalla repressione, non ha portato, anzi, il sistema, come Marcuse lo chiama, perpetua se stesso, continua a mantenere gli uomini in uno stato di suddidanza e di repressione, pur dandogli un'apparente, lui dice, levigata e confortevole libertà. Cioè forse la vita è più facile, specialmente appunto negli Stati Uniti, già negli anni 50 la vita poteva essere più comoda, si avevano già delle comodità, eccetera, però non c'era una vera libertà, cioè l'individuo non aveva questa possibilità di scegliere, di essere libero. E quindi com'è questo individuo? Cioè qual è il termine che Marcuse usa per caratterizzarlo? È proprio quello dell'individuo ad una dimensione, l'uomo a una dimensione. Questo termine è diventato molto famoso, eccetera, e vuole sì assurgere proprio al simbolo della condizione umana in questa società capitalisticamente e tecnologicamente avanzata. Un termine molto usato e molto efficace, insomma, per altro verso, e ci vuole indicare proprio quella che è la limitazione, l'uniformità, l'appiattimento delle facoltà umane ad opera di un potere repressivo subdolo, un potere repressivo che si insinua appunto sotto una forma di apparente libertà, di apparente comfort, di consumismo, di possibilità appunto di avere oggetti e beni di consumo, perdendo però di vista quelle che sono i caratteri precipui dell'essere umano. E quindi noi possiamo parlare di una cultura, una dimensione, di una sessualità, una dimensione, di un linguaggio a una dimensione, proprio perché appunto l'essere umano diventa condizionato, incanalato in questo tipo di società, no? Che gli vieta di esprimersi liberamente, e si trova in un sistema appunto che lo condiziona in tutto, nelle scelte della vita privata come di quelle della vita pubblica, e il suo pensiero, il pensiero che dovrebbe essere il carattere determinante fondamentale dell'uomo, alla fine per concludere la rileggiamo quella citazione di Kant che vi ho mandato, no? Pensiero, l'importanza di pensiero e comunicazione, il pensiero che dovrebbe caratterizzare l'uomo in realtà viene assorbito proprio dalla comunicazione e dall'indottrinamento di massa, cioè una comunicazione subdola che appiattisce quella che è la possibilità, l'enorme gamma di possibilità che ha il pensiero umano in un'unica dimensione. Quindi un pensiero che nasceva come pensiero dialettico, che nasceva come pensiero negativo, il valore del pensiero negativo per Marcuse sta anche appunto, irreale diventerà razionale per quanto il pensiero penserà. Lui dice il tutto l'ha fatto diverso, cioè penserà a qualcosa che va oltre lo status quo, il pensiero che si può proiettare, che può sempre trascendere questo status quo. In realtà il sistema impedisce proprio questo, impedisce al pensiero di andare oltre, impedisce al pensiero di trascendere, e lo irrigidisce, no? In un universo, nell'universo totalitario della razionalità tecnologica, cioè il pensiero proprio si irrigidisce in questo universo che rappresenta in qualche modo l'incarnazione proprio di una ragione totalitaria, di una ragione tecnica e totalitaria, e quindi il potere negativo del pensiero piano piano viene soffocato.
e abbiamo quello che appunto Marcuse chiama il trionfo del pensiero positivo, che caratterizza questa società. Quindi il pensiero filosofico, che per Marcuse è essenzialmente pensiero negativo, diventa pensiero affermativo, no? E quindi in qualche modo tutto ciò che va contro il pensiero negativo viene considerato sogno, fantasia, irrazionalità da allontanare. Addirittura, non so se Fromm, che fu uno dei primi appunto psicologi americani a creare appunto in America uno studio di psicanalisi, di consultazione psicoanalitica, cercava appunto, si diceva, coloro che non si adattano, che non seguono le norme della società, del tempo, del sistema, eccetera, hanno problemi psicologici, devono essere adattati. Quindi la psicanalisi veniva usata quasi come una tecnica per adeguare gli individui alla società, non pensando che forse quegli individui che si ribellavano erano veramente quelli sani, erano quelli che rifiutavano di accettare la comunicazione e l'indottrinamento di massa del sistema. Cioè addirittura la stessa psicanalisi fu usata per inserire nel sistema chi lo rifiutava. Un sistema appunto in cui la dimensione della mente, intesa proprio come dimensione interiore, come pensiero, come quello di cui abbiamo parlato l'anno scorso quando parlavamo di capacità di giudicare, no? Quindi questa che è l'opposizione allo stato di fatto, in qualche modo viene dissolta, e quindi l'efficienza del sistema ottunde negli individui proprio la possibilità di riconoscere che al suo interno non ci sono fatti che non sono veicoli della repressione di tutto il sistema. Cioè all'interno di questa efficienza del sistema c'è una repressione istituzionalizzata, una repressione che porta avanti solo un tipo di comunicazione, solo un tipo di pensiero. E quindi tutto questo, però, qual è poi il modo per cui il sistema appunto riesce a far funzionare questa cosa, riesce a chiudere l'universo di discorso, riesce a mandare un tipo di comunicazione che è soltanto quella? Proprio imponendo con il consumismo quelle che sono le esigenze della società opulenta, della società consumistica. Cioè quindi c'è questa esigenza di lavorare, produrre sempre di più per consumare sempre di più. E quindi in qualche modo non interessa appunto la ricerca interiore, non interessa questo discorso, diciamo, il pensiero, la capacità di trascendenza del pensiero, ma c'è questa induzione subdola attraverso il consumismo di questo desiderio, quindi di appiattirsi su questi consumi che sono, già vedeva Marcuse negli Stati Uniti, estremamente uniformati. Cioè lui parla appunto di omologazione, di non distinzione, per esempio tra, lui dice, tra colletti bianchi e colletti blu, cioè non c'è più la cosa tra l'operaio e il datore di lavoro, tutti fanno le stesse vacanze, di solito desiderano un po' le stesse macchine, vanno negli stessi locali, cioè c'è un livellamento molto forte su questi falsi bisogni. Cioè l'ultimo modello lì, ancora non so se c'erano i telefoni, ma insomma l'ultimo modello di computer, di televisore, anche nella macchina Marcuse fa la differenza nelle queste macchine americane grandissime, cioè uno ce l'ha con i fari rotondi o vanno di moda i fari quadrati, si cambia la macchina per avere l'ultimo modello. E quindi addirittura lui, ecco, voi, come vi ho detto, gli autori di riferimento sono sempre quelli, riferendosi ancora una volta a Freud, lui parla addirittura di una desublimazione repressiva, non sublimazione ma desublimazione. Che cos'è questo? La sublimazione era quello spostamento che noi ricordiamo dell'energia libidica su altre attività, no? Quindi la sublimazione era spostare un'energia libidica su attività socialmente utili, lo studio, una professione, eccetera. La desublimazione è il contrario, cioè è eliminare tutti quegli elementi che potevano opporsi al sistema, anche nella cultura, anche nella sessualità, anche nella letteratura. Cioè la dimensione opposta, diciamo tutte quelle dimensioni che si oppongono alla realtà, allo status quo, vengono appiattite. Pensate alla differenza che ci può essere tra il romanzo ottocentesco, no? I grandi romanzi,
tipo Anna Karenina, tipo insomma grandi romanzi dell'Ottocento, e quelle che sono un po' le telenovelle, specialmente quelle telenovelle sudamericane, eccetera. Cioè lì c'era l'eroina che viveva la passione, l'amore, il grandissimo amore, magari l'amore e morte, no? Quello che non si poteva realizzare e quindi moriva per questa grande passione. La telenovela è sempre un qualche cosa invece legata a un'esistenza di una persona molto più simile a noi, che non trascende le cose di tutti i giorni, una persona che magari ha tanti guai, tante tragedie, però non c'ha questa passione, questo qualcosa che va oltre, no? Quindi lui fa la differenza, cioè tra quella che era prima, non so, l'artista, l'adultero, il criminale, adesso diventa invece la casalinga, no? La casalinga disperata, oppure diventa la velina, cioè, o il calciatore, cioè perché sono gli eroi di oggi? Perché non hanno una particolare qualità, ma hanno avuto un'occasione propizia in fondo per dire, cioè non è che per dire tutti, molti ragazzi giocano a pallone, poi uno magari riesce a diventare un calciatore famoso, molte ragazze ballano in discoteca, ma una va in televisione, non c'è una dote particolare, una grandissima dote. E quindi anche nell'arte, anche nella letteratura c'è una forma di alienazione, una forma di allontanamento da tutto quello che appunto poteva essere una passione che si opponeva alla realtà, eccetera. E la cosa più evidente la troviamo nella sessualità, la diffusione di questa sessualità, che si è molto diffusa negli Stati Uniti, è stata però una forma di sessualità che finiva per convalidare il sistema, cioè una sessualità che diventava qualche cosa da consumare, cioè come si consumava il weekend, con la macchina nuova, la vacanza, eccetera, eccetera, anche la sessualità in fondo veniva desublimata, perdeva questo valore della grande passione e si integrava perfettamente nel sistema, cioè l'eros non è la grande carica libido, no? Ma diventava un sesso che si integrava nel sistema, una dimensione accettato nelle relazioni, dove tutto era permesso purché in qualche modo non si opponesse a questo sistema, una dimensione, a questo sistema che riproduceva se stesso attraverso questa continua induzione subdola di farsi bisogni, quindi attraverso una induzione di nuovi, sempre nuovi consumi e sempre nuove quindi esigenze di assoggettarsi a un ritmo di produzione molto elevato. E quindi questa opposizione in qualche modo che veniva sempre assorbita, no? Era un'opposizione che trasformava, diciamo, quella che era invece la coscienza della trascendenza, la coscienza della negazione, in una falsa coscienza, una coscienza assolutamente quella che lui chiama coscienza felice, cioè appunto io ho tutti questi beni di consumo, quindi sono felice di lavorare per possederli, è un trionfo del pensiero positivo, un pensiero appunto positivo che convalida lo status quo, e quindi tutto fa parte in qualche modo integrante della società, una società che riperpetua se stessa da tanti punti di vista, abbiamo detto dal punto di vista culturale, dal punto di vista sessuale, da tutti anche punti di vista intellettuali, e quindi tutto questo si riverbera anche nell'uso del linguaggio. Difatti appunto c'è proprio la chiusura dell'universo di discorso di cui parla Marcuse in un capitolo, anche nel linguaggio, proprio perché il linguaggio che viene usato, il linguaggio quotidiano, manifesta proprio questa coincidenza, questa identificazione tra dimensione ideale e dimensione reale del pensiero, e l'espansione di un unico pensiero positivo, no? E che rifiuta tutti quegli elementi trascendenti, negativi, critici, cioè che si oppongono in qualche modo allo status quo. E quindi i concetti che in qualche modo possono trascendere a volte, no, i fatti, perché appunto ne vanno oltre, vengono rifiutati, mentre si accetta un linguaggio che si identifica immediatamente col fatto, con quello che avviene, che identifica l'essenza con l'esistenza, la cosa con la funzione della cosa, e questa identificazione appunto della cosa con la sua funzione, tipica anche di
certe filosofie, insomma, che adesso così per fare qualche nome partono appunto dal pragmatismo, dall'operazionismo, dalla filosofia analitica, per arrivare fino al neopositivismo logico, che identificano appunto la cosa con la loro funzione, diventa una caratteristica della società unidimensionale, di quella che Marcuse chiama la chiusura dell'universo di discorso. E quindi la parola in qualche modo acquista un potere molto forte, un potere importantissimo, proprio perché è in grado appunto attraverso la comunicazione di spingere l'individuo ad agire in un certo modo, a comprare un certo prodotto, a seguire un certo comportamento. È la parola che ordina, organizza, che induce le persone a fare, a comprare, ad accettare, dice Marcuse. Quindi ecco l'importanza di questo tipo di linguaggio. Una parola che ragiona, appunto lui adesso poi dirà, la parola diventa cliché, che va per standard, sì, per stereotipi, per standard, per dei comportamenti appunto stereotipati, no? Una parola che è rapida, efficace, però con proposizioni brevi e condensate, che non lascia nel tempo di riflettere, di pensare, cioè diventa più che appunto un'espressione che con cui io voglio in qualche modo comunicare nel senso di dialogare, di ricevere una risposta, diventa un messaggio secco, come fosse un messaggio immediato, no? Scusami, non voglio interrompere la tua relazione, però a questo punto mi sembra chiave per la società contemporanea. Allora, dopo un periodo di successo forse eccessivo, che come dicevi giustamente tu lo hai in qualche modo poi penalizzato e oscurato, sì, per molto tempo è stato dimenticato, ma sembra addirittura profetico in quello che scrive rispetto al tempo, certo, contemporaneo, certo. Allora, avete ascoltato quello che ha detto la professoressa, no? Questo sistema che tutto raccoglie e che obbliga, condiziona, modifica addirittura la modalità della relazione nella modifica della realtà del pensiero, che non riesce, non ha più interesse soprattutto ad arrivare al concetto, perché va immediatamente al fatto, perché questo è quello che la realtà concreta gli richiede. Avete appena sentito, mi sono permessa di interrompere, perché quello che ha detto la professoressa Panzera ora, e cioè la riduzione del discorso allo stereotipo sintetico, senza nessuna elaborazione, senza nessuna riflessione, che un filosofo già allora, e stiamo parlando degli anni 60, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa, avesse colto nella società americana quello che è la cifra dell'oggi, qual è la prevalenza della comunicazione odierna? Per stereotipi, per una riduzione talmente forte del linguaggio che non c'è nessun pensiero dietro e non c'è neppure il tempo di produrlo nell'immediatezza della comunicazione stessa. Allora vorrei che guardaste a questo autore, che come si diceva probabilmente molto celebrato mentre era ancora un professore in pista, diremo così, nell'università di Berkeley, della quale si farà guida peraltro nella protesta studentesca, questo successo che gli deriva ad aver guidato la protesta studentesca già nel 67, quindi prima che scoppi il maggio francese nel 68 della grande contestazione giovanile, beh, questa grande fama ha fatto poi sfuggire quella che è stata la sua espressione più autentica, addirittura considerato poi a un certo punto un cattivo maestro, esatto, sì. E allora ripeto, andate a guardare quelle che sono le indicazioni su Marcuse, peraltro tutti avete un manuale che se ne occupa, perché per fortuna insomma i manuali odierni arrivano al Novecento, anche perché insomma è finito da 15 anni, no? Sarà ormai storico il Novecento, direi di sì. Quindi è interessante, e come ho detto, come sono contenta che la professoressa Panzera abbia sottolineato, come ho detto in classe, è importante anche andare a vedere chi torna in Germania e chi resta in America. Marcuse e Fromm sono quelli che più è importante dire che restano negli Stati Uniti.
Anche perché, scusate, cioè Marcuse e Fromme sono quelli che un po' ci hanno creduto, insomma, come dire, no? Hanno sperato. Mentre Horkheimer e Adorno sono quelli più delusi, disillusi, no? La fatale dialettica della civiltà, dell'illuminismo, no? Che risplende alla totale sciagura, eccetera, eccetera. Marcuse e Fromme un po' di speranza all'inizio ce l'hanno avuta. Per questo poi sono rimasti, mentre Horkheimer e Adorno sono più pessimisti fin dall'inizio. Ma tornano in Germania e questo per noi è un bene. Vorrei ricontestualizzare la scuola di Francoforte. I francofortesi se ne vanno perché la Germania vive l'ascesa. Lì al centro chi sta chiacchierando è perché è già informato di tutto. Perché l'ascesa del nazismo è prorompente. Poi erano tutti ebrei. Devastante, erano tutti di religione ebraica, ma non solo, erano certamente i promotori di un'analisi critica della società così forte da richiedere per forza un pensiero libero, autonomo e svincolato da qualunque modello imposto. Non era possibile per loro convivere e sopravvivere in un tempo come quello nazista. Non era solo un dato oggettivamente gravissimo di persecuzione religiosa, ma era anche l'impossibilità intellettuale di convivere con quel tempo. Allora, allora ci sono due come Marcuse e Fromm che non credono possibile nessun ritorno. Non credono nella possibilità della Germania di riscattarsi dal suo passato drammatico e per di più avendo una formazione marxista, quindi aperta ad un'analisi della società dura rispetto al profitto, al prodotto, al consumo, vedono però che l'attuazione concreta del marxismo è l'Unione Sovietica ed è l'Unione Sovietica che nel 61 costruisce il muro a Berlino. Quindi sono disillusi rispetto alla Germania, ma rispetto a tutta l'Europa e non ci vogliono tornare. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché tutti voi siete gli stessi che stanno per partire per il viaggio di istruzione. Vorrei che capiste bene che il viaggio di istruzione che abbiamo progettato ha senso nella programmazione di storia, certamente in vista degli esami, ma anche nel piano per il programma di filosofia. Perché le due cose nel Novecento sono strettamente connesse. Il pensiero negativo che produce, che dà come risultato il nazismo, è quello che crea un buco spaventoso al centro dell'Europa, nella nazione più ricca in quel momento invece dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale, artistico, letterario. Improvvisamente si svuota. Non è solo la persecuzione ebraica e l'annientamento di 6 milioni di ebrei una questione, come purtroppo ancora vediamo sui siti, una questione tra ebrei e tedeschi, per nulla. È una violenza che depriva l'Europa tutta di un patrimonio culturale che si sposta altrove. E molto gli Stati Uniti godranno di questa emigrazione di intellettuali fortissima, perché tanti resteranno lì. Allora, il nostro viaggio, che non a caso fa parte di un progetto che si chiama Ripensare il secolo breve tra due totalitarismi, bene, è ovvio che dietro ogni forma di attuazione politica c'è un pensiero forte. È importante capire che mentre si imponevano questi modelli totalitari, lo stalinismo e il nazismo, il fascismo in Italia, il franchismo in Spagna e così via, c'erano anche voci forti, importanti, di peso, perché di filosofi, che vi si opponevano e che lucidamente sapevano leggere la realtà e la presentavano. È importante conoscere questa serie di pensatori, perché sono stati dentro quegli eventi e rispetto a quegli eventi hanno scelto. E la generazione successiva, quella di Habermas per intenderci,
si è trovato ad essere erede di quello che la Germania aveva fatto in quegli anni e a dover ripensare il futuro, e si è trovato dentro, anche con i vecchi della scuola come Marcuse, una voglia di cambiamento che è stato il 68, che aveva delle ragioni che risalivano proprio a quel buco creato in Europa durante l'ascesa dei totalitarismi e con la Seconda Guerra Mondiale. Quindi vorrei farvi capire che quello di cui ci stiamo occupando stamattina riguarda, ci riguarda, non solo per quello che ho detto prima, per gli esami, perché i temi sono importanti e sono questioni sul tappeto oggi, non solo perché è proprio un lavoro di manipolazione della comunicazione e di nuovo di questioni poste su profitto, consumo, e in questo caso contro profitto, consumo, guadagno, che per esempio oggi arrivano da certi estremismi arabi che producono proprio attraverso un'operazione di comunicazione manipolatoria i risultati che sappiamo. Ma tutto questo ci riguarda, perché bisogna sapere che anche nei periodi più negativi, più drammaticamente negativi, più bui, come in queste ultime due giornate hanno voluto presentarci l'orizzonte odierno per noi europei, anche in quei momenti ci sono sempre state delle teste libere e pensanti che hanno cercato di contrapporsi e che comunque hanno lasciato il segno. Guardate, ripeto, Marcuse sottovalutato prima, sopravvalutato poi nel 68, se andiamo a leggere quello che ha scritto, soprattutto nell'Uomo a una dimensione, è perfino profetico rispetto all'oggi, rispetto a quello che lui dice della tecnica, del possesso delle nostre anime in qualche modo, no? Che la tecnologia fa. La tecnologia ci cattura a tal punto da travolgerci in molti casi fino a non avere più, si pensa, bisogno della concettualizzazione, certamente non averne più il desiderio e quindi non metterla in atto. Via al concetto, l'immediatezza di una comunicazione stereotipata per slogan, per standard, per cliché, che però non produce nessun pensiero e non produce nemmeno una comunicazione efficace nella relazione interpersonale. E infatti le relazioni interpersonali oggi, come sappiamo bene e come appunto di nuovo profetico scriveva già Fromm negli anni 60, è una comunicazione che punta esclusivamente all'apparire. Avere o essere, scrive Fromm. Avere, avere cosa? Avere come beni? Sì, ma anche avere notorietà, fama, visibilità. E se non è questo il tempo? Ma lui lo scriveva già negli anni 60. Sono entrambi profetici e venivano entrambi da una tragedia come quella tedesca in Europa. Lascio di nuovo la parola alla professoressa, sì, Panzera, ma mi premeva questo perché dovete stare, sì, dentro le cose che vi riguardano. Mi avvio alla parte finale del discorso su Marcuse, voglio un attimo riprendere appunto questa cosa sul linguaggio, cioè quindi vogliamo dire che l'uomo ha perso l'abitudine a interrogarsi sul senso, sul significato di quello che dice, limitandosi a usare un linguaggio che designa ma non significa, cioè designa, si riferisce a una cosa. Il linguaggio quindi ha abbandonato lo spazio del significato, rimane ancorato al dato di fatto, fornisce immagini e rifiuta concetti. Quindi diciamo il pensiero ha perso la capacità di riflessione critica e l'immagine costringe il pensiero sul binario dell'unidimensionalità. E quindi un'altra formula appunto di Marcuse, la parola diventa cliché, intende l'uso del linguaggio in modo standardizzato, per cui la parola ha un significato preciso che non va oltre quello che uno si aspetta, cioè non mi dice mai niente di nuovo, non c'è, è sempre quello, cioè, ed è la risposta a un comportamento anch'esso standardizzato secondo le proposte di quella che è la pubblicità poi, no? E quindi la chiusura dell'universo di discorso chiude ogni possibilità di cambiamento, impedisce la teorizzazione delle alternative, mi impedisce di pensare che ci possa essere un'alternativa, limitando il linguaggio e quindi il pensiero, perché linguaggio e pensiero vanno sempre assieme, nell'ambito della realtà dei dati di fatto. E quindi il linguaggio unidimensionale è irrimediabilmente autocritico e antidialettico.
In esso la razionalità, tradotta in norme operative di comportamento, assorbe tutti gli elementi trascendenti e negativi della ragione e l'opposizione che essi rappresentano. A questo punto che cosa succede? Cioè che quest'uomo ha una dimensione, diventa un uomo grigio, un uomo di un solo colore. Io dico riduce a un'unica tinta le multicolori vesti dell'uomo, impedisce ogni trasformazione qualitativa, immobilizza qualsiasi progetto di critico e cambiamento. E quindi la separazione tra reale e possibile, reale e razionale, inautentico e autentico, fatto e significato si appiattisce. Cioè c'è una sola dimensione, io non posso pensare a qualcosa di diverso. La ragione si identifica con la realtà, quindi noi abbiamo detto reale e razionale è qualcosa da raggiungere. No, il reale è già razionale, si identifica con la realtà. E quindi ecco la società unidimensionale, la società dell'amministrazione totale, in cui appunto la tecnologia e l'automazione vengono usate a scopo repressivo. Quindi non vengono usate per liberare l'uomo dalla fatica fisica, per dargli la possibilità di un rapporto diverso tra lavoro e tempo libero, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo vengono usate per reprimerlo, per aumentare la repressione addizionale, per aggiungere alla repressione normale una repressione addizionale. Oh, e quindi Marcuse che fa però? Marcuse continua a cercare, ecco stiamo arrivando alla fine, uno spazio per il pensiero critico, per l'utopia, per la liberazione, e scrive uno dei suoi ultimi saggi nel 67, La fine dell'utopia. Che cosa vuol dire? Ecco, ricordiamoci, analizziamo il significato di questa parola, la fine dell'utopia. Non vuol dire fine dell'utopia come concetto, in fondo non vuol dire fine dell'utopia perché l'utopia non è possibile, ma fine dell'utopia come concetto non realizzabile. Finisce l'utopia, non è più un'utopia la libertà, è qualcosa che possiamo realizzare, capito? Fine dell'utopia, cioè noi pensiamo che la libertà, il pensiero critico sia un'utopia, non è così, è possibile realizzare un pensiero critico. E dove si appoggia Marcuse per immaginare una fine dell'utopia? Molto teorica, molto poco concreta. Ci si appoggia in quella che è la dimensione estetica, che ha fatto parte, che è il leitmotiv del suo pensiero, perché la sua tesi di laurea, che era Der Deutsche Kunstroman, il romanzo dell'artista, e l'altra della De Permanence der Kunst, cioè una del 22 e l'ultima del 77, la sua ultima opera, parlano proprio della dimensione estetica, di quella che è il potenziale rivoluzionario della fantasia e dell'arte. L'arte come dimensione altra nei confronti della realtà, di quella libertà che è stata sempre desiderata e mai realizzata. E quindi la concezione utopica dell'arte è un leitmotiv che, partendo dal 22, arriva al 77 nelle due opere più importanti di Marcuse, il romanzo dell'artista e La permanenza, è stata tradotta La dimensione estetica. È proprio l'aspetto critico, l'aspetto innovativo di questo pensiero estetico che ci permette di teorizzare questa alternativa e di vedere appunto una sua utopia eudemonistica, che vuol dire una ricerca di questa felicità, di questa possibilità di riscoprire, come abbiamo detto, l'eros nella sua più ampia gamma, quindi il gioco, la fantasia, la teoria critica, l'arte, la libertà di pensiero. E quindi ecco che riesce a recuperare in questo modo quegli aspetti più genuini della natura umana, appunto il senso della bellezza, della solidarietà, il rifiuto dell'oppressione, il rifiuto della violenza, che in qualche modo questo uso della dimensione estetica dovrebbe avere quindi anche una possibilità di opporsi a quelle che poi sono state gli elementi che hanno caratterizzato la tecnica nella seconda metà del Novecento, forse quella tecnica che Marcuse ancora non conosceva bene. Però questo fatto appunto della ricerca della solidarietà, della bellezza, del nuovo tipo di rapporto interpersonale potrebbe fare un baluardo nei confronti di quelle che sono l'esercizio della biopolitica e del biopotere, che sono i rischi del nuovo tipo di tecnica. Adesso qui potremmo aprire un'enorme parentesi, ma forse non è il caso di continuare a parlare di tecnica, andiamo avanti appunto dicendo
appunto che la cifra del pensiero marcusiano è stata sempre, quindi come vi ho detto, la trascendenza, la negazione, l'andare oltre, no? L'immaginare appunto che non ci sia mai coincidenza tra pensiero e realtà, ma che il pensiero abbia questa capacità di proiettarsi oltre la realtà. La razionalità del reale non è mai un dato di fatto, ma è una mediazione logica, un qualcosa da raggiungere, una capacità del pensiero del soggetto di modificare la natura, di modificare anche quello che è la storia, di evidenziare attraverso la sua capacità razionale una nuova linea per la storia, di dare uno sviluppo diverso. E quindi ecco che l'aspetto più importante di questo pensiero negativo, che percorre, come vi ho detto, anche a livello filosofico, autori importanti, anche a livello della dimensione estetica, è proprio in questo esercizio critico nei confronti della realtà e nella rivalutazione di una pratica di vita volta a far emergere questo nuovo tipo di sensibilità, che comporta da un certo punto di vista non solo lo sviluppo del pensiero critico, ma anche lo sviluppo dell'immaginazione, l'emancipazione dalla necessità e un diverso utilizzo della tecnologia, il rispetto dell'ambiente naturale. E io aggiungerei, anche se Marcuse non l'aveva ancora aggiunto perché non conosceva le nuove tecniche, il rispetto della vita umana oltre che dell'ambiente naturale. A questo punto dobbiamo avviarci verso Habermas. Io, ecco, volevo chiederti appunto proprio questo. Intanto, ragazzi, vorrei che smettesse subito, così come è cominciata, la processione al bagno, perché avete appena fatto ricreazione, quindi evitiamo, vero? E soprattutto di uscire a coppie, perché non avete bisogno di tenervi per mano, e comunque evitate proprio. Vorrei chiederti l'ultimo rappresentante e anche vivente che è Jürgen Habermas, che oggi ha 85 anni, ma ancora, beh, anche Apel è ancora viva. Ancora, sì, è vero, tra loro il dibattito è ancora aperto. Apel c'ha qualche anno di più, però ancora, anche lui è ancora vivo. Il dibattito è così aperto che per esempio Habermas, una delle ultime cose che ha fatto è stato un dibattito che ha pubblicato poi in un volume con Papa Ratzinger a proposito di fede e ragione. Insomma, quindi è un uomo che sta sulla concretezza dell'oggi. Bene, in che cosa, quando Habermas parla della comunicazione distorta, lui dice nelle società capitalismo maturo, perché ovviamente vede un mondo diverso da quello di Marcuse, vede il mondo attuale, lui parla di capitalismo maturo. La comunicazione distorta, dice, è, naturalmente riduco io, non cito alla lettera, è lo strumento perché il capitalismo maturo possa continuare ad esercitare il suo potere. Tutto sta in questa forza di una comunicazione che è miratamente distorta. Credo che sia perfino intuibile per voi, no? Come è evidente, insomma, che le società capitalismo maturo fanno questa operazione per mantenere loro stesse. Beh, in che modo lui prende o si distanzia da Marcuse? Beh, dunque, voglio intanto dire una cosa. Marcuse parla, si usa il termine comunicazione raramente, parla più della chiusura dell'universo di discorso. Il problema della comunicazione diventa centrale in Habermas. E quindi, e c'è questa novità, cioè di tutto quello che è stato anche nell'ambito della scuola di Francoforte, specialmente per Habermas, di una riscoperta di quegli aspetti morali che fanno parte della filosofia pratica. E quindi Habermas, per certi versi, cioè c'è un ritorno da una parte Aristotele, da una parte a Kant. Habermas vuole tornare a Kant, vuole arrivare a una comunicazione che, pur essendo interpersonale, abbia dei caratteri di universalità. Quindi questa è la caratteristica e la differenza rispetto a Marcuse, cioè in Habermas c'è tutto questo rapporto proprio molto forte sulla quella che sarà l'etica del discorso. Lui deve fondare un'etica del discorso, quindi diciamo che noi da Marcuse abbiamo estrapolato la chiusura dell'universo di discorso, mentre Habermas ha fondato un'etica del discorso, che dia appunto a questa comunicazione il carattere della pluralità, dell'intersoggettività, ma anche dell'universalità, un'universalità raggiunta attraverso
il confronto reciproco, che è una cosa molto difficile e molto diversa rispetto a quello che era l'imperativo kantiano, dal quale però lui parte. Io vorrei però intanto cominciare a chiarire che cosa significa comunicazione, cioè proprio perché questo termine, appunto, diciamo che Marcuse lo sfiora, ma non lo affronta, cioè lui parla appunto sempre di universo di discorso. Comunicazione, facciamo un po' la radice etimologica, no? Ci sono due aspetti, cioè andiamo dal greco, koinos. Che significa koinos? Comune, appartenente a tutti, pubblico, la persona partecipe, il compagno di discorso. Però abbiamo il latino, communis, il munus, cum munus. Munus, lo saprete meglio di me, voi che siete freschi di latino, ha un doppio significato. Il munus è un incarico, ma è anche un dono. E qui è molto importante. Cioè, quindi compie un incarico compiuto in qualche modo per donare qualcosa, per identificare il bene comune, il territorio di un'idea di scambio, di comunione, di condivisione, di partecipazione, che è stato appunto nel nostro mondo totalmente dimenticato. Cioè la comunicazione non è uno scambio di dati, non è uno scambio di informazioni, è questa già la prima differenza che Habermas porterà avanti. Comunicazione non vuol dire scambiare informazioni, ma scambiarsi qualche cosa che noi doniamo all'altro, con la quale vogliamo partecipare con l'altro. Mentre la diffusione appunto di questi mezzi di comunicazione di massa, di informatica, eccetera, eccetera, ha portato la comunicazione a un semplice scambio di dati, a una semplice trasmissione di informazioni. E quindi la trasmissione di dati è uno schema meccanico, no? Di messaggi, di informazioni. E quando è che la trasmissione di dati funziona? Quando raggiunge il bersaglio. Quando è che la mia mail funziona? Quando io vedo che è stata inviata, che mi arriva la comunicazione di risposta. Quindi quando raggiunge il bersaglio. Mentre quando noi parliamo di etica della comunicazione vogliamo dire una cosa completamente diversa. E quindi dobbiamo intanto cominciare a sottolineare che esiste un'etica della comunicazione e che esiste un'altra cosa, che è un'etica nella comunicazione. L'etica della comunicazione è proprio quella che prende le mosse dall'autore che voi vogliamo trattare, da Habermas, no? Proprio il quale vuole sottolineare che la comunicazione si trova in una dimensione implicitamente etica e vuole sottolineare l'importanza di un'etica. Cioè, voi sapete, ecco, come diceva la professoressa, c'è stato questo il problema, no? Il buco, dopo la Seconda Guerra Mondiale, come continuare a pensare? In un certo qual modo i pensatori sono pure sentiti in colpa, io adesso dico, vado sul semplice, c'è stata anche una forma forse di sentirsi in colpa, di non avere abbastanza sottolineato i pericoli che si correvano, eccetera. Quindi come possiamo continuare a pensare? E possiamo continuare a pensare stando nella bella nostra torre d'avorio, facendo il nostro discorso etico completamente staccato dalla realtà, oppure facendo un bel discorso gnoseologico, ontologico, eccetera. Questo non ce lo possiamo più permettere. No? Quindi ecco, Habermas è il primo che dice: se io voglio parlare di etica della comunicazione, che è una cosa importante, devo però partire da un discorso pratico. Non posso fare quello che ha fatto Kant, non posso mettermi dei begli imperativi categorici astratti, lontani dalla vita, lontani da quella comunicazione cum munus, che vuol dire interpellare l'altro e lasciarmi interpellare dall'altro, lasciare che quest'altro mi mandi un messaggio. Non posso stabilire uso l'umanità solo come fine, non come mezzo, in maniera totalmente astratta e teorica. Questo è il cambiamento in fondo che è avvenuto con la filosofia pratica, con quello che è stato appunto il come continuare a pensare. Una filosofia che a questo punto ha capito che non poteva richiudersi in una torre d'avorio, ma doveva tener conto appunto di quelle che erano
le circostanze in cui io mi trovo, come agire nella vita pratica, come rispondere rispetto a un messaggio che mi arriva. Ecco, quindi l'etica della comunicazione in qualche modo è un'etica che deve riconoscere nel discorso pratico un'istanza per risolvere i conflitti morali e per risolverli dando ad essi un valore universale, ma mantenendo questi conflitti morali in qualche modo all'interno della capacità comunicativa, all'interno del rapporto interpersonale, non spostandoli, no? Voi saprete benissimo qual è la differenza fra l'etica dell'intenzione e l'etica della responsabilità, eh? Cioè l'etica dell'intenzione appunto è un'etica di tipo kantiano, cioè se l'intenzione è io appunto sono agito considerando l'umanità come fine non come mezzo, se poi le cose non sono andate come io volevo non è colpa mia. Cioè questo non ce lo possiamo più permettere. La nostra deve essere un'etica della responsabilità. Non ci possiamo più permettere di avere delle buone intenzioni in teoria. Noi dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni, dobbiamo essere responsabili per noi e per gli altri. Che significa? Che colui che ha sganciato la bomba atomica di Hiroshima non può dire io ho eseguito un ordine, ma dovrebbe sapere la portata della bomba. Colui che ha messo la centrale atomica a Chernobyl non può dire io ho fatto a fin di bene, ma io devo sapere i rischi che corro impiantando una centrale atomica. Addirittura adesso noi diciamo coloro che creano una vita in provetta dovrebbero conoscere bene i rischi che tutto ciò comporta. Ecco la responsabilità, no? Allora ragazzi, vorrei dirvi questo, capite bene, io l'ho detto bene, molto a grandi molto, linee e comunque questa questione che i filosofi post seconda guerra mondiale pongono, capite che fa i conti proprio con la seconda guerra mondiale. L'etica della responsabilità, che è fondamentale proprio a causa di quello che è avvenuto nella seconda guerra mondiale, dove si è cercato poi immediatamente dopo di sostenere l'etica esclusiva delle intenzioni. E no, di fronte a quello che era accaduto, la chiamata ad una responsabilità individuale ha obbligato i pensatori e soprattutto, bisogna dirlo naturalmente, la scuola tedesca dei pensatori a ridiscutere il tema della responsabilità. Voi non c'eravate, forse qualcuno dei miei era sceso l'anno scorso, ma quando la professoressa ha affrontato il tema della responsabilità secondo Hannah Arendt, o quei 4 o 5 che sono andati l'altro giorno per invito agli studi filosofici, hanno affrontato Jonas, o qualcuno ha ascoltato Jonas l'anno scorso, di nuovo il tema centrale è la responsabilità. Ma di nuovo Arendt e Jonas sono tedeschi ed ebrei e sono certo scappati in America e lì sono rimasti. Allora capite quanto c'entra con quello che state per affrontare, cioè un percorso di viaggio che è davvero di istruzione, in cui vi misurerete con una capitale che è rinata da 25 anni, ma che per moltissimo tempo ha rappresentato l'emblema dell'errore e dell'orrore, dove si era sfuggiti al tema della responsabilità, dove l'etica che emerge dalla proposta kantiana non solo era stata ignorata, ma certamente non poteva essere più assunta come tale. Ecco perché Habermas, e allora qui potresti per favore rispondere alla domanda che aveva posto una studentessa leggendo le cose, anzi no, uno studente, Michele, di Quinto C, dice: ma allora cosa porta Habermas nella sua etica del discorso a voler davvero riformulare l'imperativo categorico kantiano? Come mai a lui non basta che il singolo faccia in modo che la massima della sua azione possa essere elevata a legge universale? Eppure sembrerebbe una garanzia di giustizia e di equità. No, cioè è proprio perché, come abbiamo detto, il peso proprio è qui, il cambiamento si sposta da quello che il singolo può volere a quello che noi proprio grazie alla comunicazione siamo in grado di volere di comune accordo.
cioè la norma deve venire dall'accordo, cioè le pretese di validità in qualche modo dell'etica del discorso non hanno solo la valenza logico-linguistica, cioè che il discorso sia adatto, sia giusto, sia veri, la verità, la veridicità, la giustezza, la comprensibilità, ma hanno proprio la valenza dell'intesa, del rapporto interpersonale, cioè l'etica del discorso richiede che queste posizioni vengano giustificate argomentativamente, cioè che gli altri partecipanti all'intesa comunicativa riconoscano la validità di quelle che sono le idee su un piano di uguaglianza, di pariteticità, cioè quello che dal procedimento dell'argomentazione morale non può essere un procedimento singolo, ma deve essere un procedimento basato sulla comunicazione, condiviso, una comunicazione che deve essere libera da costrizioni, che siano interne o esterne, che deve essere non condizionata dall'autorità, dalla violenza, dall'interesse, da scopi secondari, ma che si basi proprio sulla forza del convincimento delle ragioni migliori e quindi che porti quella situazione discorsiva ideale in cui gli uomini liberi dialogano tra loro cercando di coordinare, no? di vedere insieme quali sono gli argomenti migliori per l'azione, cercando di risolvere i conflitti, cercando di partire da questa pretesa, questa ricerca di verità della loro argomentazione razionale, riconoscendo anche appunto tenendo conto di quelli che sono i risultati ottenibili. E quindi la differenza molto forte che Habermas sottolinea è quella tra la razionalità comunicativa e la razionalità strumentale, cioè la razionalità comunicativa è quella volta a raggiungere l'intesa degli individui, quindi basata sulla verità, sull'incontro, sulla giustezza, sullo scambio, eccetera. La razionalità strumentale è quella della tecnica, è quella legata a una strategia tecnica per raggiungere un certo fine, che può essere pure l'interesse di uno a scapito degli altri. Cioè se io voglio utilizzare una certa idea, una certa scoperta scientifica per fare un'applicazione tecnica, non è detto che debba esserci questo rapporto interpersonale, io voglio solo raggiungere un'applicazione. Quindi l'agire strumentale e l'agire comunicativo rappresentano due livelli distinti della società. Da una parte la società come sistema, quindi l'agire strumentale, un agire finalizzato al raggiungimento di uno scopo. Dall'altra la società come mondo della vita. Habermas la chiama come Lebenswelt, di husserliana memoria. Quindi il sistema sarà quello caratterizzato dall'agire tecnico-strumentale, cioè l'agire che mi porta a un certo fine preciso, che trova il suo riscontro, quindi qual è il fine preciso? Il potere, il denaro, costruisco una cosa che si vende, che mi darà più soldi, eccetera. E quindi il legato appunto alla società come sistema. Dall'altro l'agire comunicativo, che trova invece la sua base proprio sulla coesione delle forme linguistiche, sui valori condivisi, sulla tradizione culturale. Il mondo della vita è quello che è lo sfondo di questo agire comunicativo ed è il retroterra di ogni tipo di azione volta in qualche modo all'intesa. E quindi è proprio un passaggio della comunicazione da un modello monologico ancorato alla razionalità del singolo, che era un po' quello kantiano, a un modello intersoggettivo. Però il modello di Habermas, pur essendo intersoggettivo, è universale come quello kantiano, cioè ricordiamoci che lui vuole prendere da Kant e quindi il valore dell'universalità se lo conserva, supera quello del soggetto monologico, della ragione del singolo. Però la comunicazione ha ancora un valore universale ed ha una conseguenza, cioè un'etica della comunicazione, per cui ha le conseguenze sul piano morale, cioè è proprio dalla relazione intersoggettiva che scaturisce l'obbligazione morale, non scaturisce dalla coscienza singola. E perché, ragazze, siccome non credo che siate tutti nati imparati, se prestaste un po' d'attenzione, perché Habermas all'inizio della sua riflessione, o meglio, è vero che quindi tutta la riflessione più recente, che è quella dell'etica del discorso, scaturisce da una sua iniziale particolare posizione, che può essere sintetizzata nel titolo di una delle prime opere importanti, cioè Conoscenza e interesse, il legame tra la conoscenza e l'interesse. Tutto deriva da lì e ancora oggi è questo il centro, certo, della sua riflessione.
Ma io penso di sì, che il legame è fondamentale, no, tra conoscenza e interesse, cioè quindi se c'è una conoscenza finalizzata al sistema, finalizzata al pratico, finalizzata a questo uso tecnologico che in qualche modo vuole solo portare al potere, al denaro, mentre c'è poi questa conoscenza che è il modello intersoggettivo, il modello dell'obbligazione morale, il rispetto degli interlocutori, la solidarietà, la corresponsabilità per l'esito dell'interazione comunicativa. E quindi ecco l'importanza di un'etica della comunicazione, l'importanza anche di una filosofia. Io vorrei anche forse accennare a quest'altro punto, una filosofia in qualche modo che vorrebbe cercare, e Habermas un po' lo fa, di coniugare questi due rapporti tra contingenza e ragione, contestualità e universalità, che costituiscono i due poli opposti all'interno dei quali si collocano proprio quelle due forme, diciamo così, del come continuare a pensare, che sono da una parte l'etica della comunicazione, dall'altra parte l'ermeneutica, che rappresentano i due aspetti, uno che si rifà a Kant e uno che si rifà a Aristotele, ma sono i due aspetti della filosofia pratica, di quello che è il come continuare a pensare. Entrambi si muovono in questo universo cosiddetto post-metafisico, di quella che viene chiamata da Gehlen la cristallizzazione culturale, e la ricerca, se possibile, che forse questo è il tema secondo me ancora aperto anche per lo stesso Habermas, se è possibile questa mediazione fra ethos e logos. Se è possibile, cioè imponendo appunto la ricerca di una nuova via, cioè è questo che il pensiero contemporaneo cerca, che si collochi oltre l'alternativa o di una ragione debole, allora solo il contestualismo neo-aristotelico, come orientarmi nell'azione, o di una ragione universalistica di tipo kantiano, cioè se è possibile trovare questa nuova via. E secondo me questa è un po' l'ultima ricerca. L'ultima ricerca, tant'è vero che è quello che, se leggi appunto il dibattito con Ratzinger, su cui era centrato il dibattito via, cioè con Papa Ratzinger. Solo una ragione debole, ma dall'altra parte non può essere la ragione forte di Kant, cioè deve essere smussata, non so come dire. Beh, io credo che, come dico spesso, non possiamo dimenticare che i filosofi tutti naturalmente sono anche, e questo insomma ormai la psicoanalisi è un secolo di psicoanalisi, di sue elaborazioni e trasformazioni ce lo ha insegnato, ciascuno di noi è certamente anche il prodotto, sì, del tempo in cui è vissuto, degli incontri, certo, che ha fatto, delle esperienze. Bene, un Kant fermo a Königsberg a riflettere, sì, e ad elaborare cose grandiose, ma e a leggere i resoconti dei viaggi degli altri, appunto, a leggere i resoconti dei viaggi degli altri, è ben diverso, certo, da un filosofo contemporaneo che invece si misura quotidianamente con la realtà. Io dicevo in classe, Habermas ha sempre avuto il coraggio di misurarsi a viso aperto con la sua realtà, dicevo in classe che lui userà un'espressione che poi è stata molto usata quando gli studenti a Francoforte sono lì nel 68, stanno contestando e vorrebbero distruggere tutto. Lui è un giovane professore ma ha già molta credibilità e esce fuori e lancia una invettiva nei confronti di questi ragazzi che stanno per distruggere un patrimonio che appartiene a loro, e lui, che comunque è nato nel 1929, le distruzioni della Germania nazista le ha viste, li chiama fascisti rossi, perché, e questa cosa fece clamore allora ma poi fu usata ripetutamente, perché era un modo per dire: vi contrabbandate in una certa maniera, ma la violenza che state applicando, cieca, priva di senso, che non ha significato, che non dà un significato a quello che fa, è la violenza per la violenza, vi rende fascisti in questo senso. Allora è un uomo che si è misurato col suo tempo di volta in volta, e questo fa della sua riflessione, che pure vuole essere in cerca di un modello alto come quello kantiano, fa della sua riflessione qualcosa che deve fare i conti con la realtà presente, per forza, perché vive e ha sempre vissuto il suo tempo e col suo tempo. Ve l'ho detto, da professore che deve governare la contestazione studentesca nel 68 in Germania,
a uomo del suo tempo che da laico assoluto decide che il confronto il più utile in questo tempo è con un teologo assoluto, qual era Papa Ratzinger, e su fede e ragione si scontreranno, ma solo appunto concettualmente. Io comunque a questo punto arrivo alla conclusione, due parole, cioè voglio, diciamo, l'altra cosa messa in luce da sia da Habermas che da Apel in questa etica della comunicazione, eccetera, è anche il rispetto per l'interlocutore, il fatto di essere pronto ad ascoltare l'altro ed anche la solidarietà, la corresponsabilità per l'esito dell'interazione comunicativa. Vedete, questi sono tutti i termini appunto che poi percorrono anche le altre filosofie, anche nel rapporto con l'altro, il multiculturalismo, la possibilità proprio di stare a sentire l'altro, di aprirsi all'altro. Ed è molto importante, cioè proprio il fatto che ci sia una comunicazione basata su una relazione intersoggettiva, cioè non una comunicazione ancorata appunto al singolo, alla ragione singola, alla ragione monologica, una ragione che si apre al rapporto con l'altro e alla comprensione in qualche modo dell'altro, anche se quest'altro magari è diverso da me, è meno razionale, è meno intelligente, però cercare questa cosa di verità, di giustizia, anche aprendosi proprio a un rapporto intersoggettivo. Questo Lebensraum, questo mondo appunto della vita che Habermas riprende da Husserl, è anche un mondo che si apre appunto a questa che è l'interazione, la solidarietà, vogliamo usiamo un'altra parola husserliana, una forma anche di empatia, di apertura nei confronti dell'altro. Oh, però io volevo continuare con due parole proprio finali, così tanto per affrontare un argomento più vicino a noi, cioè ho detto non c'è solo un'etica della comunicazione, c'è un'etica nella comunicazione. Quindi qui cosa vuol dire? Che quando Marcuse, vi ricordate, ha detto la tecnica può essere neutrale o non neutrale a secondo come noi la usiamo, no? Neutrale appunto, però potrebbe essere non neutrale se il sistema la usa per perpetuare se stesso. Anche gli strumenti tecnologici che usiamo per la comunicazione possono essere neutrali e non neutrali, cioè possono essere questo scambio di messaggi eccetera, però possono anche essere dei mezzi di forte manipolazione, di manipolazione violenta che ci costringe, costringe subdolamente, colpendo appunto proprio quei punti più fragili magari del nostro inconscio, della nostra psiche più profonda, no? Attraverso magari quel singolo messaggio molto subdolo. E quindi il fatto che in fondo noi ci sentiamo invece più forti, più onnipotenti attraverso quest'uso di strumenti, in realtà non è detto che ci renda più forti, ma ci può rendere ancora più schiavi di questa forma di manipolazione, ci può rendere più deboli di certi comportamenti subdoli che si insinuano attraverso questi mezzi di comunicazione di massa, che in qualche modo creano una falsa comunicazione, cioè una comunicazione che se no, cioè da un certo punto di vista noi ci sentiamo connessi, no? Anzi, la battuta, no? Come non sei connesso, non stai al centro della comunicazione, ma altre volte questa non è una vera comunicazione, ma è una comunicazione di solitudini che rimangono tali, non è quella famosa interazione comunicativa di Habermas, ma è una comunicazione tra solitudini che non interagiscono. Ecco per cui io parlo di un'etica nella comunicazione, un'etica quindi che da una parte possa regolare la comunicazione a livello interpersonale, poi apriamo tutto quell'altro campo enorme anche di un'etica che riguardi la regolamentazione nei mezzi di comunicazione di massa, giornalismo, televisione, eccetera, eccetera. E ecco, è un problema enorme che però ci deve aiutare ancora una volta, almeno nell'ambito personale, a gestire questi mezzi di comunicazione di massa con la nostra capacità di pensiero, con la nostra capacità critica, a non lasciarci in qualche modo appiattire, a non pensare che se non stiamo su tutti i network eccetera questo vuol dire che non esistiamo, ma bisogna anche questi saperli usare e saperci stare. Non possiamo, certo nessuno pensa di tornare indietro, non l'ha mai pensato Marcuse, non lo pensa nessuno, però diciamo la tecnica
come dice Umberto Galimberti, non deve diventare da serva padrona, non deve essere, cioè un conto è che noi usiamo una cosa per la nostra necessità e tutti noi sappiamo che quale aiuto enorme sono i computer, cioè, però non ci dobbiamo poi lasciar guidare, non deve diventare, e questo è il rischio che noi stiamo correndo, perché indubbiamente lo corriamo, quindi dobbiamo stare in questo molto attenti. E voglio finire con quella che poi ho mandato, la frasetta di Kant, che mi sembra molto utile. Si dice abitualmente che il potere supremo può toglierci la libertà di parlare o di scrivere, ma non la libertà di pensare. Ma in quale misura e con quale esattezza sapremmo noi pensare se non pensassimo, per così dire, in comunione con gli altri? Noi comunichiamo i nostri pensieri, gli altri cui noi comunichiamo i nostri pensieri e noi comunichiamo con loro. Senza comunicazione non c'è pensiero. Si può ben dire che quel potere esterno che toglie agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i propri pensieri toglierebbe loro anche la libertà di pensare, la quale è l'unico tesoro che ancora ci rimane in mezzo a tutti i pesi della condizione civile e anche l'unico aiuto che può ancora soccorrerci contro tutti i mali di quella condizione. Quindi il pensiero si realizza nella comunicazione, non si può pensare fuori del mondo, non si può pensare astraendoci dagli altri, cioè il pensiero ha bisogno di comunicazione, ci dobbiamo sempre confrontare, non possiamo allontanarci dall'altro, dobbiamo essere aperti al confronto, un confronto che però si deve basare su quei presupposti che Habermas ci ha sottolineato. Grazie. Grazie. Allora, la professoressa Panzera ha con molta cura scelto la frase di Kant che vi ha appena riletto e sulla quale voglio tornare di nuovo, perché pensate, 1786, Kant scrive qualcosa che potremmo scrivere oggi dopo Charlie Hebdo. Si può ben dire, rileggo quello che è stato appena letto, vi prego di ascoltare, non potete far finta di niente, vi riguarda. Vi riguarda perché l'altro diverso da me che dietro l'angolo lo incontro tutti i giorni, non so chi è, non so cosa farà. Ma se non cerco di conoscerlo e di capire, lo saprò ancora meno. Ripeto, 1786, Kant scrive, si può ben dire che quel potere esterno che toglie agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i propri pensieri, toglierebbe loro anche la libertà di pensare, perché il pensiero è prima di tutto comunicazione, interscambio, la quale, la libertà di pensare, è l'unico tesoro che ancora ci rimane in mezzo a tutti i pesi della condizione civile ed è anche l'unico aiuto che può ancora soccorrerci contro tutti i mali di quella condizione, cioè la condizione umana civile. Pensate come per tante altre cose, come Kant era certamente oltre il suo tempo, oltre i secoli. Ecco, non possiamo non citare quello che è accaduto in questi giorni. Vorrei porti una tra le tante domande che c'erano, ma alle quali parlando hai risposto. C'è la domanda di un ragazzo di quinto A che ci riporta al tema di Marcuse, ma che c'entra con l'oggi. Ogni forma d'arte esprime la tendenza umana a quella ricerca della libertà sempre desiderata e mai pienamente realizzata. Ed è un potentissimo mezzo di espressione, oltre che di rivoluzione, che nelle diverse epoche ha subito controlli, censure, attacchi, anche violenti, proprio come è successo in questi giorni a Charlie Hebdo. Quali sono, secondo lei, gli elementi della comunicazione su cui dovremmo incidere per scardinare oggi una cultura che vede nell'espressione artistica della satira, ma non solo, una pericolosa arma da eliminare? Quali sono secondo te, in base ai filosofi di cui abbiamo parlato? Io penso che quegli elementi che ha sottolineato Habermas sono fondamentali, cioè appunto il fatto che questa comunicazione sia una comunicazione che acquisti il valore dell'universalità perché è condivisa e quindi non una comunicazione basata sull'emotività,
non, cioè è questo che Habermas voleva dire quando lui parla di etica della comunicazione. Non è una comunicazione solo basata sull'emotività, sull'empatia, sul sentire l'altro dal senso, dal punto di vista emozionale, ma anche basata su tutte quelle forme che lui sostiene, cioè il fatto che ci sia la verità, che ci sia l'universalità, cioè che attraverso le varie singolarità in qualche modo si raggiunga un'universalità. Il confronto con l'altro non deve rimanere un confronto soggettivo, deve essere un confronto che, partendo da varie, dall'intersoggettività, cioè dal fatto che siamo in molti a confrontarci, mi porti però a una comunicazione che poi abbia un valore universale. Quindi ecco che il confronto con l'altro è importante, il confronto con l'altro è indispensabile. E certo, questa cosa, cioè indubbiamente dal punto di vista dell'Occidente, questa è una cosa facilmente raggiungibile, è molto più difficile raggiungerlo con una civiltà completamente diversa. Però io penso, cioè, come dice, non so se avete letto sulla Tecnica l'articolo appunto di Severino, che parlava appunto del fatto che forse il momento il momento di incontro tra le due civiltà potrebbe arrivare quando la civiltà orientale arriverà alla tecnica, perché in fondo la tecnica è stata un po' una guida, no? Di questo, no? Di certi modi di ragionamento, eccetera. E la tecnica, però, la tecnica come produzione autonoma, perché sì, per ora la tecnica che viene presa, cioè, da noi, perché dice l'Occidente non ha perso, cioè perché in fondo appunto c'è l'Islam, insegue la tecnica che sta al cuore della nostra cultura, e se la conquistasse dovrebbe rinunciare alla tradizione, cioè arrivare a uno sviluppo di tecnico simile a quello dell'Occidente secondo me modificherebbe, cioè in questo ha ragione Severino, cioè potrebbe modificare in parte anche certi aspetti di fondamentalismo religioso, di rigidità religiosa, ed è però certo molto difficile, cioè occorrerebbe appunto che man mano si passassero, no, certe cose. Certi, io penso comunque che il sapere è sempre vincente, no? Quindi sì, conoscere e sapere dell'altro, certo, il più possibile è fondamentale. È sempre vincente, però loro hanno fatto una civiltà che si è chiusa, che non vuole conoscere l'altro. Ma neanche noi sappiamo un granché di loro. No. E non siamo molto interessati a saperlo. Noi non questo siamo per niente interessati a saperlo. Questo è grave. E questo è molto grave. E poi indubbiamente queste poi sono delle frange magari rispetto a una civiltà che ha i suoi valori, no? Certo, che però ha i suoi, e che le frange nascono appunto dall'ignoranza. Secondo me il tema del sapere è sempre centrale. E comunque secondo me sono nate anche molto dalle seconde generazioni europee. Eppure questa è una cosa che ci dovrebbe dare da pensare, come suol dirsi, perché queste frange non sono nate in Siria, eccetera, ma molto spesso dalle seconde generazioni europee, o che comunque che non si sono comunque riuscite ad integrare. Anche perché credo, di nuovo, lo sguardo sull'altro da parte nostra è stato anche un po' distratto e pregiudizievole. Sì. Non c'è stata, secondo me, da parte dell'Occidente una disponibilità all'integrazione. Loro forse non l'hanno neanche saputa tanto richiedere, però insomma le colpe stanno da entrambe le parti, da tutte e due le parti, e sono situazioni di un'estrema difficoltà, di questa pressione secondo me del cosiddetto, insomma, della fame, anche della miseria di un certo sud del mondo, quello che sia, cioè adesso se abbiamo parlato appunto di Francoforte, della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo, dello stalinismo, dei gulag, eccetera, adesso insomma non è più la pressione tra Cortina di Ferro, eccetera, ma adesso è proprio tra est e ovest, insomma è più tra la parte proprio dell'oriente del mondo che sta sviluppando una forma di violenza, di aggressione, che in fondo forse l'Occidente quasi non si aspettava, che ci ha tutti un po' spiazzato, che ci ha sorpreso. E indubbiamente, perché ma però volevo fare partivamo secondo riflessione. Me da un pregiudizio colonialista, sì, però volevo fare una riflessione. È stata molto ragazzi bella. Per cortesia, no, stiamo concludendo. È stata molto bella, no? La marcia di ieri, eccetera, eccetera, però
indubbiamente l'Occidente, che l'Europa si compatti eccetera, è molto bello, però se voi pensate che erano 50 capi di Stato che si sono mobilitati contro dei un po' sgangherati, che certo, si perdevano le cose, che non sapevano dove dovevano andare, cioè questo forse è anche una mancanza dell'intelligence, dei modi, cioè in fondo questo Occidente si è sentito troppo tranquillo. Torno alla conoscenza, non li conosciamo, non ci siamo sforzati non ci di siamo conoscerli preoccupati, a sì, tutti i livelli e nelle diverse fasce. Allora ragazzi, concludiamo così, perché questa è la, vorrei un minimo di buona educazione anche là in fondo, grazie. Abbiamo la consuetudine in convitto di essere educati con gli ospiti. Ma siamo, non abbiamo sforato. No, al fatto, non abbiamo sforato, sono loro che fremono. Sono stanchi. Adesso voglio vedere però chi ha portato tutti i bollettini, che non parte, se no, visto che il viaggio sempre da me dipende. Visto che sempre da me dipende il viaggio. Vediamo un po' chi è che non parte. Allora, perché concluderei qui? Per favore ascoltate. Perché il prossimo incontro, chiudiamo su una questione, abbiamo detto lo sguardo sull'altro, lo sguardo dell'altro, conoscenza e interesse, il grande tema di Habermas con il quale inizia addirittura la sua carriera, conoscere e avere interesse per. Bene, la prossima volta, il 6 febbraio, il professor Stefano Bancalari della Sapienza ci parlerà di Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, che proprio di questo si occupa, lo sguardo dell'altro sull'altro, per l'altro, in una comunicazione, come dice Habermas, che deve avere due direzioni, un'andata e un ritorno, e deve trovare una condivisione. Ragazzi, già che siete tutti qui, tutte le quinte che partono per il viaggio, vi raccomanderei, no? Di vivere in pieno questo viaggio, che vi ricordo è di istruzione. Quelli che viaggeranno per me se ne accorgeranno, gli altri mi raccomando. E ringraziamo ancora la professoressa Panzera. Grazie a voi. Grazie a voi, buon viaggio a tutti. Copritevi che Berlino è fredda. Ma nevica poi in questi giorni.